Bentrovati come sempre oggi in una nuova location. Siamo nella struttura La Baia Marinella qui a Pozzuoli, una struttura bellissima immersa nel mare e nel verde, e tra poco vi faremo vedere delle immagini. E per la prima volta parliamo di scuola con il preside Francesco De Rosa, però oggi abbiamo alle spalle, per motivi di orientamento del sole, dobbiamo stare in questa posizione senza vedere il mare. Parliamo di nuovo di scuola. Parliamo delle ultime novità, perché so che c'è stato un incontro, preside, una notizia fresca per la quale lei ha parlato, anche ha pubblicato un articolo su Repubblica. C'è stato un incontro sindacati regione per quanto riguarda il calendario scolastico regionale, 15 giorni. Sì. Allora, nell'ultima riunione che abbiamo tenuto in regione c'è stato proposto il calendario scolastico regionale per il prossimo anno scolastico. La novità, se vogliamo parlare di novità, è la partenza 11 settembre, quindi molto anticipata, e la chiusura 8 giugno, se vogliamo abbastanza posticipata, per un totale di 205 giorni di lezione. Questa era la richiesta, diciamo la proposta della Regione. Siamo riusciti a portare il tutto a 204 giorni, spostando all'indietro il calendario. Siamo scesi al 6 giugno, che è sabato, che non si era mai visto un anno che finiva di lunedì. Poi c'è stata la richiesta del direttore regionale di portare le vacanze di Natale dal 21 dicembre, non dal 22, cioè guadagnare questo sabato per le scuole che, per evitare che vi fosse differenza fra le scuole che non fanno lezioni il sabato e quelle che fanno lezioni il sabato. Certo. Finiscono tutte venerdì, praticamente. Questo è un anno, il prossimo, senza ponti, quindi... Quest'anno abbiamo avuto tante polemiche su questi ponti, specialmente durante le vacanze di Pasqua, perché pare che solo in quel momento si siano accorti che c'era un ponte di 14 giorni, senza però tener conto che i giorni delle scuole rimanevano sempre 204-205. Era così lungo perché aveva iniziato in anticipo. Era così lungo perché c'era, come si è detto, una concomitanza astrale. 25 aprile a ridosso di Pasqua, 1 maggio, sabato e domenica, quindi praticamente abbiamo avuto veramente una felice concomitanza astrale per noi della scuola, per i ragazzi fondamentalmente, e non si ripeterà più, purtroppo, perché queste cose capitano una volta ogni tantissimi anni. Io in 40 anni non mi ricordo di un'altra volta che si sia avuta una vacanza pasquale così lunga, quindi è veramente stato un fatto insolito, nemmeno raro, unico nella storia della scuola. Quindi sono stati accomodati, diciamo, i giorni in modo che ci sarà un trattamento unico anche per quelle scuole che il sabato sono aperte. Sì, perché il sabato prima di Natale saranno chiuse, almeno per quanto riguarda gli alunni. Benissimo. Quindi si è cercato di trattare tutti alla stessa maniera. I giorni di lezione saranno 204, quindi siamo in perfetta linea con quello che si è sempre avuto in tutti gli anni scolastici. Benissimo, niente di cui lamentarsi, perché ci sono a volte di cui lamentarsi alla nostra scuola. Un'altra novità, una cosa che penso, non so se è gradito o meno, adesso la necessità delle impronte biometriche per i dirigenti scolastici soltanto. Diciamo, spieghiamo a chi non sa cosa sono e perché. Il decreto, loro hanno un modo strano di chiamare, il decreto concretezza, se non sbaglio l'hanno chiamato, prevede che i dirigenti pubblici, quindi non solo i dirigenti scolastici, ma tutti i dirigenti pubblici, venga fatto il controllo sul posto di lavoro per mezzo di rilevazioni biometriche. Rilevazioni biometriche significa o iride o impronta digitale. È una cosa che effettivamente non è mai successo. Risposta del ministro: bisogna tenere sotto controllo i furbetti del cartellino. Ora, io ho dovuto pure rispondere purtroppo a qualche lettera, diciamo, pubblicata su alcuni giornali nazionali, in cui qualcuno si schierava a favore delle cosiddette impronte biometriche, citando ad esempio il nostro contratto di lavoro, che dice che abbiamo un obbligo di orario di servizio. La cosa è assolutamente falsa. I dirigenti scolastici, in quanto dirigenti, rispondono dei risultati e non certo hanno un orario di servizio. Il ministro Buongiorno ieri, a una lunga intervista per la televisione, ha detto che non è il fatto di dover controllare l'orario di lavoro, esatto, ma è il fatto di dover garantire che vi sia la presenza dei dirigenti a scuola.
non vedo dove dovremmo essere, perché non credo che fra i dirigenti scolastici, ma in generale fra i dirigenti, ci siano i furbetti del cartellino. Queste cose le abbiamo viste tante volte anche su Striscia la Notizia, su altre trasmissioni. I furbetti del cartellino sono i livelli un po' più bassi. Certo. Cioè, sarebbe impossibile che un primario non vada in sala operatoria a operare o non sia in reparto. Sono d'accordo con lei. È impossibile che un dirigente dello Stato non sia al suo posto di lavoro. La differenza di queste persone, e fra queste persone, colleghi, dirigenti e noi, è che loro hanno un solo posto di lavoro, noi no. Noi abbiamo l'obbligo di girare per uffici, per, in virtù del nostro ufficio, certo, siamo convocati continuamente, conferenze di servizio, ufficio scolastico regionale, prefettura, comune, regione, provincia, cioè la settimana tipo di un dirigente scolastico non è nello stesso posto per sei giorni alla settimana, è almeno in 7-8 posti diversi, senza contare che ogni scuola ha più sedi. Quindi dovremmo avere praticamente un rilevatore di presenze biometrico, quindi o iride o dito, qualcuno ha fatto pure qualche gesto, diciamo, poco simpatico sul dito, in ogni luogo in cui andiamo. E come si fa? Pare assurdo. E come si fa? Pare assurdo questo. Se ne esce il ministro, no, ma noi non dobbiamo attestare l'orario di lavoro, ma il fatto che siano presenti per una questione di trasparenza. Io onestamente tutta questa problematica sui dirigenti scolastici sui dirigenti pubblici in generale e sui dirigenti scolastici in particolare, devo dire la verità, non ne vedo proprio la necessità. Vediamo cosa succederà, perché purtroppo il decreto concretezza alla Camera è già passato, purtroppo, e questo mi dispiace dirlo, col voto favorevole anche di un dirigente scolastico che in questo momento è onorevole e che, non vorrei dirlo, ma ha tradito proprio la sua categoria, solo perché a partire al governo, alle forze di governo, si è sentito il dovere di votare un provvedimento contro i suoi colleghi. Non è una cosa bella, onestamente. Sono d'accordo. Altro argomento molto interessante, preside, martedì notte c'è stata una riunione fiume tra governo e sindacati scuola per il nuovo contratto. Sì. Che cosa è successo? È successo che questa riunione è durata parecchie ore, a quanto abbiamo saputo. Conte non è che era proprio, diciamo, bello fresco e riposato, perché aveva avuto un'altra riunione fiume con Salvini e Di Maio fino a mezzanotte, nel quale si è parlato anche dello stralcio del decreto Salva Roma, insomma, vari problemi che in questo momento ha il governo a mettersi d'accordo fra di loro. Dopodiché a mezzanotte è iniziata la riunione fra governo e sindacati scuola, ed è che è durata fino a stamattina alle 6. Allora, i sindacati scuola avevano proclamato lo sciopero generale per il 17 maggio e a suo tempo hanno disdetto il contratto 16-18. Da gennaio 2019 praticamente il contratto è stato disdetto dalla parte sindacale. Sì. E chiaramente hanno chiesto immediatamente un adeguamento contrattuale per i docenti, perché in questo momento stiamo parlando di contratto scuola, comparto scuola, non parliamo dei dirigenti scolastici. Ora è chiaro che il governo in questo momento non aveva nessun interesse a che si proclamasse uno sciopero generale, che a mio avviso avrebbe sortito qualche effetto negativo sulle elezioni, perché poi alla fine il gioco è sempre quello. Sempre quello. Si sono lasciati con la promessa di rivedere lo stipendio dei docenti. Chiaramente, se si parla di docenti si parla del comparto scuola, quindi non è che il personale ATA non verrebbe dato l'aumento. E quindi da lì a una settimana si dovranno rivedere. Il Premier Conte ha ribadito che metterà i soldi chiaramente nella prossima finanziaria, perché prima non c'è lo strumento, certo, normativo per poterli mettere. Però può darsi che questa è la prima volta che un contratto non si chiuda a scadenza, cioè quando oramai già è scaduto, ma magari si chiuda all'inizio, quindi con degli aumenti contrattuali previsti, normati nel tempo, certi che il personale della scuola, parliamo del personale della scuola, potrà chiaramente ricevere nei prossimi 3 anni, perché il contratto ha una durata triennale. Ora chiaramente subito si è alzata la voce dei dirigenti scolastici, perché io sono stato subissato di chiamate, dice, ma non ho capito, ma si chiude il contratto dei docenti e noi dirigenti, pure il nostro è scaduto,
pure il nostro, con la differenza che loro l'hanno avuto il precedente contratto, a noi non è arrivato ancora niente, quindi ho detto guardate, dobbiamo avere un po' di pazienza, pigliamoci prima i soldi e poi disdiciamo il contratto, è una questione di opportunità, perché qua ci vuole poco perché si rompano certi equilibri, questo è il discorso. Quindi io sono del parere che a breve percepiremo gli aumenti contrattuali del contratto 16-18 e si partirà quanto prima, credo oramai settembre, a settembre, per poter discutere sui nuovi aumenti contrattuali 19-21. Beh, perché i contratti sono triennali per tutte le categorie. Ora è chiaro, lo sciopero dei dirigenti scolastici purtroppo dal punto di vista politico non fa paura a nessuno, perché siamo 6.500-7.000. Lo sciopero del comparto scuola, specialmente a ridosso di un'elezione europea, si muove 1.200.000 persone e facilmente, quando si parla di soldi, si aderisce, e quindi chiaramente non sarebbe stato un buon biglietto da visita per il governo. Ma tanta gente ha aderito addirittura a questo nuovo governo per il famoso reddito di cittadinanza, persone che io conosco. Che si sta rivelando a quanto pare un mezzo flop. Mezzo flop. Leggevo sui giornali una lettera di un signore che diceva: io mi aspettavo di ricevere il reddito di cittadinanza, ho avuto 40 euro al mese. E cioè, mi sembra strano, pur avendo un ISEE bassissimo, disoccupato io, disoccupata mia moglie, tutti disoccupati, mi hanno dato 40 euro al mese. E pure le domande che poi alla fine sono state esaudite, ma sono molto, ma molto al di sotto delle aspettative, i famosi 780 euro al mese li ha presi ben poca gente. Va bene, allora il nostro incontro qui per oggi a parlare di scuola, accompagnati da questa brezza. Siamo ancora marina, in un periodo di vacanza. Di vacanza, diciamo, sì, siamo ancora così perché ancora non sono finite le vacanze, siamo in questa struttura bellissima, Baia Marinella, dove nonostante il caldo siamo stati bene perché siamo proprio a ridosso del mare e questa brezza marina ci ha fatto chiacchierare serenamente. Allora, preside, alla prossima. Alla prossima, certamente. Certamente, grazie a voi per l'attenzione e seguite sempre il nostro momento scuola.